Bere e racconto, il bere e vita. Il bere non è semplice dissetarsi, ma momento di vita, di bisogno e di socializzazione. Il bere, un luogo, un profumo, una sensazione. Anche il dissetarsi racchiude emozioni e non c'è sete uguale ad un'altra, perché non c'è momento uguale ad un altro. Amo bere la mia meravigliosa acqua naturale per dissetarmi. Ma non riesco a fare a meno della tazzina di caffè bollente, da lasciar scivolare tra le mani, momento che racchiude calore, compagnia e una sferzata di energia. Ci sono poi momenti in cui amo rilassarmi in compagnia di una fumante tazza di tè e lasciare che il caldo liquido dia libero sfogo alle confidenze e alla condivisione. Tutto un mondo a parte che si sviluppa e si espande. A volte una cioccolata calda e la follia di voglia di tenerezza in una vita che corre e non ti lascia fiato. Allora hai solo voglia di coccolarti con il gusto della spensieratezza. È bello tirar fuori quel bambino nascosto in ognuno di noi. Il bere, bisogno o emozione? Sicuramente l'uno e l'altro. Ed è bello lasciarsi travolgere dal gusto e dalle sensazioni. È proprio vero che in una tazza, un bicchiere, una bottiglia e il suo contenuto non sono cose semplici, ma un insieme piacevole e complicato, proprio come il mondo delle donne. Questo era il mio pensiero sul bere di circa 7 anni fa. Ahimè, il mio gusto si è evoluto e adesso amo vino e birra.